Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Io sono Sinistra e oggi parliamo di un brand di cui vi ho già parlato altre volte, che si chiama Alexander J. Per chi mi segue sugli altri social probabilmente non sarà una novità scoprire che io amo tantissimo i profumi di Alexander J. In particolare ce n'è uno di cui ho parlato veramente fino allo sfinimento e sono molto contenta e orgogliosa di potervi parlare oggi di una delle linee di Alexander J della quale non avevo mai sentito niente prima e della quale non vi avevo mai parlato. I profumi di cui parliamo oggi sono ben 4 e io non ho abbastanza muscoli per reggere questo peso sulle mie spalle. No, allora, sono 4, però di uno di questi io vi parlo già da tanto, perché è uno tipo dei miei profumi preferiti di sempre ormai, cioè io mi sembra di averlo iniziato a usare ad aprile forse del 2022 e sono sicura che me lo porterò avanti tipo all'invero simile, e sto parlando di Morning Musk, che loro però sono stati molto gentili a rispedirmi nuovo perché quello praticamente l'ho finito. Ovviamente tutti i profumi di Alexander J che vi faccio vedere oggi sono disponibili da Campomarzio. Prima di tutto però, chi è Alexander J? Alexander J è un artista dandy francese che è famoso per ricreare questi packaging veramente molto interessanti, molto rifiniti, molto lussuosi, perché si vuole proprio riproporre l'idea di artigianato di lusso, quindi anche i materiali utilizzati per i packaging sono veramente di altissima qualità e anche molto molto belli, e lui si ispira un po' al mondo dell'arte, dell'architettura, quindi c'è proprio questa ricerca costante del bello e del raffinato. Bando alle ciance, però adesso parliamo di Morning Musk, sono così contenta di avere nuovo. Morning Musk appartiene alla collezione The Collector e si ispira tipo tra il deserto medio orientale e l'architettura barocca francese. Il packaging della scatola è molto bello. A me ricorda tipo i packaging delle vecchie penne tipo stilografiche, quelle tipo eleganti che si regalavano una volta a uomini facoltosi. Non lo so, è una mia impressione. Comunque è molto bello il pack, è anche bello stabile. È bella la presentazione, cioè tu lo apri ed è proprio un bel gioiello. Allora, Morning Musk è, come faccio a spiegarvelo? È un muschiato fruttato, ovviamente io non l'ho ancora spruzzato dalla nuova bottiglia, però lo conosco il profumo, quindi facciamo il primo spruzzo assieme. No, raga, no, mi ricorda troppo tipo i miei momenti migliori dell'anno scorso, cioè io ancora non è il 2023, però ormai è l'anno scorso. Secondo me la prima sensazione è tipo quella di una caramella alla pesca di prima qualità, appoggiata però su un letto di rose e viole. Ovviamente però si chiama Morning Musk, infatti abbiamo proprio il muschio che avvolge il tutto, poi abbiamo anche una nota di mandarino leggerissima all'inizio, proprio in apertura ma leggera leggera. Poi quindi abbiamo questo pompelmo seguito da una rosa damascena di cui vi parlavo prima, effettivamente c'è la viola e un tocco di patchouli che amalgama molto bene il tutto e lo rende anche un profumo iper persistente. Ecco, vedete quanto è bello questo rosa specchiato metallico con le rifiniture. Effettivamente è molto barocco. Anche il marchio è molto bello, con questi due cavalli. Ecco, poi qui ha la sua targhettina che si può anche togliere. Infatti, questo qui lo potete togliere. Sicuramente è un profumo femminile che io reputo molto romantico. Infatti, tipo, mi fa venire in mente quel momento del film tipico in cui c'è la ragazza con il vestito svolazzante che sta facendo colazione in un bar, tipo che se la sta prendendo proprio comoda, si sta prendendo la giornata comoda, e di colpo sulla strada passa un gentiluomo, si scambiano uno sguardo e si innamorano all'istante. Non lo so, è un profumo molto romantico e tipo mi fa venire in mente delle storie tipo quelle delle principesse Disney, non so se mi sto spiegando. Conoscendo la mia passione sfegatata per quanto riguarda i muschi, potevano non inviarmene un altro? E certo, lui è The Majestic Musk ed è invece della linea The Art Deco, che è più tipo anni 20. Infatti il profumo si ispira all'eleganza dei ruggenti anni 20. Io amo i ruggenti anni 20, se potessi tornare indietro probabilmente sarebbe una delle prime decadi nella quale vorrei vivere. Allora, la confezione è molto bella, anche al tatto, è tipo setosa. Allora, vi dico subito che questo profumo qua è quello più soffuso di tutti. Madonna, che belle che sono le confezioni però, cioè, ma ti prego, quanto sono belle come regalo di Natale, cioè se ti trovi una roba così sotto l'albero cosa fai? Qua le confezioni super rifinite, bellissime raga,
Allora, no dai, cioè, ma io cosa ti devo dire? L'oro e il lusso puro. Allora raga, qui abbiamo un profumo che appunto vi dico essere quello un po' più soffuso di quelli di cui parliamo oggi. Probabilmente quello più, non delicato nel senso che non si sente, ma delicato nel senso di intimo. Se voi leggete sul sito la descrizione di The Majestic Mask, vedete che c'è un riferimento tipo al glamour un po' slavo. Quindi dobbiamo farci venire in mente pellicce, carnagioni pallide, però anche un trucco cipriato, bello importante sul volto. Infatti secondo me il profumo è un po' un mix tra il suede, quindi tipo il camoscio, e il cipriato. È veramente particolare, raga. Però non particolare nel senso che è un profumo difficile da portare, ma nel senso che questo è il classico profumo che ti piace quando cerchi esattamente quel tipo di cosa. Allora, lui va usato da solo, però secondo me da solo è una chicca. Molto sexy, perché è un po' animalico, ma non è un animale selvatico. Raga, è tipo, è una pelle umana pulita, però che rimane sexy, c'è un aspetto quasi tostato di fondo. E dicevo che lui è buonissimo da solo, ma secondo me il meglio lo dà il layering. Cioè lui secondo me dovrebbe essere la base di tutti gli altri. Io ho già provato a metterlo sotto profumi cuoiati miei e vi assicuro che gli dava un aspetto più morbido, cioè rimane l'aspetto cuoio, ma non è un cuoio tipo la sella del cavallo, è un cuoio tipo il camoscio. Tipo mi fa venire in mente delle rifiniture di una qualche borsina super lussuosa, anni 20, una cosa così. Le note sono, oltre al muschio ovviamente, dei grani di pepe rosa, poi abbiamo l'eleni, bergamotto, ginepro, eliotropio, iris, fava tonka. E poi c'è questo aspetto di suede, tipo suederal, che ha questo odore proprio tipico del camoscio. È molto buono, molto intrigante. Secondo me, se vi piace l'idea di un profumo skin scent, tipo Your Skin But Better, Your Skin ma più sexy, capolavoro. Oh, adesso passiamo ai due Big Bro. Che fighi, madò. Loro sono della collezione The Art Nouveau. Infatti il design di entrambi i prodotti si ispira proprio all'Art Nouveau. Non so da quale partire, sinceramente, perché non so se parlarvi prima della bomba oppure di quello che so che vi piace a tutti. Facciamo che parliamo prima, suspense, di quello che vi piace a tutti. Ode to Rose. Raga, adesso zitti tutti perché devo farvi vedere il packaging, se riesco a aprirlo, perché questi sono veramente dei bestioni di profumo, pesano una cifra. Ti prego, lo hai visto bene? Non lo hai visto bene, quindi adesso ti faccio un super zoom. Cioè, guardate le rifiniture del packaging, è bellissimo, qui non lo vedrete mai, ma è tutto 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 rifinito di dettagli. I disegni fanno riferimento a delle rose, però riproposte ovviamente in stile Art Nouveau. Io, raga, vi giuro, vorrei farci il bagno dentro, cioè io vorrei che ci fosse tipo, non lo so, una vasca di questa cosa e immergermici dentro. Sa, è una rosa saponosa, juicy. Non eccessivamente saponosa, però si sente che è un profumo che vuole richiamare al pulito e alla cura della persona. Secondo me è un bellissimo oggetto proprio da arredo, cioè immaginatevelo tipo in un bagno, anche se i profumi non si tengono in bagno, però per una volta mi fate dire una cosa che strappa alla regola, cioè perché io sono una persona che rispetta le regole, cioè non metto i profumi in bagno. Però raga, quando è così bello cosa vuoi fare? Cioè sei tipo un bagno per gli ospiti, non ce lo metti una cosa così dentro, che magari addirittura arriva l'ospite, va in bagno, vede questo profumo e se lo spruzza. Cioè, ma come fai a resistere? È buonissimo.
è una rosa ovviamente di fondo, ma non ha solo la rosa, ad esempio ha una nota molto interessante della mimosa, poi abbiamo dell'ylang ylang, del gelsomino e oltretutto la rosa qua è di tipologia centifoglia. Troviamo ancora foglie di violetta e geranio. Il geranio gli dà un aspetto molto più unisex, infatti è la classica rosa che secondo me potrebbe tranquillamente indossare un uomo. Poi abbiamo arancio, sandalo, patchouli, muschio bianco che contribuisce a dare questa sensazione di pulizia e poi una nota di cedro della Virginia che gli dà tipo un quid in più, che sta tra l'effetto energizzante e frizzante e fumoso. Però il vero cavallo di battaglia qua è Majestic Nard. Perdono, non è un cavallo ma è un leone. Perché un leone? Perché già solamente aprendolo, vabbè, mamma mia, a parte il colore che qua è veramente uno spettacolo di Dio. Qui queste cartine che mi cadono e raccolgo ogni 5 minuti perché non ho ancora capito che la forza di gravità esiste. Se io apro una cosa probabilmente mi cadrà. Però hai questo cartino con dentro tutte le descrizioni dei profumi della collezione. E allora, in The Majestic Nard è un profumo che appunto vi dico essere per un cuor di leone, cioè una persona proprio per la quale diciamo i valori principali devono essere l'onore, la lealtà e il coraggio, tant'è che qua disegnato c'è proprio un leone, sempre in questo tema Art Nouveau, veramente molto bello. Sembrano tipo delle maschere, non lo so di quale cultura. E tra l'altro il leone è proprio un tema ricorrente nei simboli dell'Art Nouveau. E lui, allora, quando l'ho sentito la prima volta, io non sapevo che l'avrei ricevuto. Ma, raga, quando l'ho sentito ho detto ma ho veramente detto una parolaccia seguita da che bomba, perché è una bomba, cioè questo è uno di quei profumi che quando lo senti dici ok, non ho mai sentito una cosa così, succede raramente a chi fa il mio lavoro, ma questa volta è successo. No vabbè, no raga, no dai, ma io non so nemmeno come descrivervelo perché è talmente diverso, potente, intrigante, che io non lo so. Parla te, perché devo parlare io per te? Ti dico prima le note inserite, poi andiamo nel dentro dentro. In apertura abbiamo galbano e peperosa. Allora, io sento il galbano, che è una nota che mi fa impazzire e non la trovo mai. E io il galbano lo sento. Il galbano ha una nota verde, il galbano è il galbano, qua e qua è la vera sinestesia. Di che cosa sa il galbano? Di galbano. Poi abbiamo il peperosa appunto che gli dà una finta ventata di freschezza che ti inganna la mente. Nel cuore ci sono tre note, di cui due sono l'incenso e lo zafferano, che trasportano il profumo su un piano un pochino più caldo. Ed è un profumo veramente difficile da spiegare ad un occidentale perché è molto medio orientale, ma non medio orientale tipo l'accordo oud, rosa, zafferano, no, è una roba proprio intrinseca che fai fatica a spiegare se non l'hai mai sentita. Lascio un attimo da parte il cuore per dirvi cosa c'è nel fondo. Nel fondo abbiamo cedro della Virginia, sandalo e patchouli, che vanno anche qua ad amalgamare, a rendere bello persistente, bello denso e cremoso. Ma la nota importante è lo jatamansi, insomma, come vuoi pronunciare quella J, non lo so, però ti posso dire che la traduzione è il nardo, il fiore di nardo, che è il fiore di Gerusalemme, è un fiore sacro, considerato sacro. Noi qua non tocchiamo l'argomento religione, ma vi voglio dire che è un fiore talmente particolare, talmente diverso da tutto ciò che uno si può immaginare, che descriverlo senza annusare il profumo è impossibile. Quindi io vi consiglio almeno di acquistare un campioncino dal sito, oppure state buonini e andate in profumeria da Campomarzio e sentitelo, perché questa roba qua non si può non sperimentare. Cioè, allora, per me è un blind buy, certo, nel senso, io conosco i miei gusti,
Conosco anche molti dei vostri e vi assicuro che tra voi ci sono persone che amano queste robe proprio diverse, che dici wow quanto cavolo è sexy, però non tutti vogliono il profumo super sexy, cioè vorrei sapere chi non lo vuole, però vabbè. E quindi io vi consiglio almeno però di andare a fare l'esperienza per sentirlo, perché è troppo buono e sicuro ve ne innamorate. È troppo buono, raga, perché cioè questo nardo è un odore a sé. E però ovviamente amalgamato assieme alle altre note che gli danno questo aspetto proprio vellutato, è velluto, hai presente quando tocchi il velluto? Cioè non riesco a usare un'altra parola che non abbia a che fare con la sinestesia, perché è impossibile, cioè proprio sembra di toccare il velluto, che il miglior velluto che ti viene in mente, il velluto più lussuoso del mondo. È intrigante, molto misterioso, è quell'intrigante da, non lo so, mascherina sugli occhi. Sai quelle maschere veneziane un po' che nascondono lo sguardo, che però lo rendono più intenso, più interessante? Ecco, questo è il classico profumo che se lo indossi ti rende interessante. Io mi gaso perché quando sento queste cose dico cacchio quanto mi piacciono i profumi. Cioè non sempre capita, a volte magari ci sono profumi che ti piacciono, dici buono, però non ha quel quid che dici cavolo non ho mai sentito una roba così. Questa volta è successo e io ne sono veramente molto contenta. E niente ragazzi, io sono stata super contenta di fare questo video con Campomarzio e con Alexander J e vorrei sapere un po' cosa ne pensate voi. Se avete mai sentito parlare di questi profumi, li avete già sentiti, li possedete già? Secondo me qualcuno di voi che mi segue al Morning Mask ce l'ha già, perché ne ho parlato allo sfinimento. Questa volta io non vi mando un bacio, io vi mando in profumeria. Io voglio che voi andate in profumeria a sentire queste cose, perché sono dei capolavori. Ah, ho dimenticato di dirvi che Majestic Nard è super unisex, cioè veramente unisex, anzi su pelle maschile chef kiss. E niente ragazzi, io vi saluto, vi mando in profumeria e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!